Con l'arrivo in Italia della piattaforma streaming on demand Disney Plus è finalmente disponibile uno dei contenuti originali di punta, il remake live action di Lilli e Vagabondo, il classico d'animazione Disney del 1955. La nuova versione della graziosa favola canina riprende grosso modo la trama della pellicola originale. Lilli è una deliziosa cocker spaniel che vive in un lussuoso quartiere insieme ai suoi due padroni, dai quali viene viziata e coccolata. Ma quando Tesoro e Gianni Caro aspetteranno un bambino, la cagnolina perderà la sua centralità all'interno della famiglia e l'arrivo in casa di zia Sara e dei suoi due pestiferi gatti non farà che precipitare le cose, costringendo Lilli a fuggire di casa. Sola e trascurata, in suo soccorso giungerà un cane meticcio, il randagio Biagio, uno spirito libero che le insegnerà come vivere la giornata e sopravvivere ai pericoli della città. Tra gli appassionati c'è sempre un certo pregiudizio che accompagna l'uscita dei remake live action dei classici Disney. C'è chi vorrebbe una copia senza stravolgimenti della stessa storia originale, seppur con riprese dal vivo, e chi invece un rinnovamento della storia che mantenga però il cuore del classico originale. Nel caso del film del 2019 diretto da Charlie Bean, Lilli il Vagabondo non ha la pretesa di sostituirsi al classico originale, né però ha il coraggio di aggiornare il mito con personaggi e dinamiche diverse, ma prendendosi tempi più dilatati riesce ad approfondire i protagonisti, le ragioni dietro le loro azioni e il conflitto interiore ed esteriore che li accompagna. Al ritmo di una travolgente musica jazz, il film ambienta la romantica avventura di Lilli e il Vagabondo in una versione quasi alternativa dell'America dei primi anni del Novecento, più unita e integrata, dove la segregazione razziale sembra quasi non essere mai esistita in quel tempo, tanto che i padroni di Lilli sono una coppia interrazziale che vive liberamente il proprio matrimonio. Sebbene ancora troppo poco incidenti ai fini dello sviluppo della trama, gli umani in generale hanno un maggior peso in questa versione live action, soprattutto la figura della Chialappacani, che costituisce un pericolo costante per il povero randagio Biagio, un po' sulla falsa riga di quanto accadde con il remake live action della Carica dei 101 nel 96, dove la figura dei padroni e degli umani in generale era ben più in risalto rispetto a quella dei cani. Ma in questo Lilli e il Vagabondo sono ancora i cani i veri protagonisti del film, che costituiscono una vera sorpresa sotto il profilo recitativo. In un misto di riprese dal vivo per i loro movimenti e di animazione fotorealistica per le loro espressioni facciali, le loro interpretazioni appaiono credibili ed emotivamente coinvolgenti, soprattutto nelle scene più cruciali. Un plauso alla produzione per la scelta dei cani, presi in gran parte da canili rifugio, per il loro addestramento e per la resa digitale, che pecca solo nelle transizioni più ravvicinate e repentine tra le riprese dal vivo e quelle modificate in digitale. La loro andatura, il loro abbaiare e le loro espressioni catturano alla perfezione i rispettivi caratteri, dalla spensieratezza di Biagio all'ingenua tenerezza di Lilli, passando per il buffo segugio Fido fino all'eccentricità della terrier scozzese Jackie, che sostituisce l'originale Whisky. La resa visiva dei momenti più iconici della storia, seppur molto derivativa del classico del 1955, sorprende per la sua messa in scena evocativa e sognante, valorizzata da una luce calda e accogliente, dalle splendide musiche jazz originali composte da Joseph Trapanese e da una minuziosa ricostruzione scenografica dal sapore retro. Come in ogni buddy love movie che si rispetti, vi è la rivelazione del reciproco bisogno dei due protagonisti, nonostante i loro due punti di vista divergenti. Riprendendo un po' le due anime della storia originale, l'idea di una cagnolina viziata in una famiglia medio borghese, ispirata dallo sceneggiatore Disney Joe Grant agli inizi degli anni 40, e quella di un cane cinico vagabondo, tratta dalla storia breve Happy Dan the Whistling Dog. Ma nel film vengono mostrate in maniera equilibrata e approfondita entrambe le prospettive, non solo il motivo per cui Lilli dovrebbe ambire a uscire dalla propria casa, cioè per ampliare i propri orizzonti e per sapersi arrangiare, ma anche il motivo per cui Biagio dovrebbe volere una casa, una famiglia, una vita più stabile. Viene messa luce così sul passato di Biagio e sulla causa del suo cinismo, una condanna esplicita all'abbandono dei cani e un inno al potere dell'amore di una famiglia di essere abbastanza grande da accogliere anche gli animali più insospettabili. Pur non riuscendo a giustificare l'esigenza di un rifacimento dell'originale, per essere un prodotto destinato solo allo streaming digitale, Lilli e Vagabondo si dimostra una commedia per tutta la famiglia ben confezionata sotto il profilo tecnico, che amplia lo spettro evolutivo dei personaggi e le tematiche solo parzialmente accennate nell'originale. Un remake che con la sua atmosfera nostalgica e i suoi sentimenti sinceri potrebbe conquistare sia i più affezionati al classico originale, sia i più scettici. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a iscriverti al canale, a mettere mi piace e a condividere il video.